Lunedì 10 settembre ricominciano le lezioni, riapre, riparte il mondo della scuola. Nei giorni scorsi però sono state assegnate numerose cattedre per docenti precari, ma anche dipendenti di amministrativi e insegnanti di scuole superiori e scuole medie. Quanti posti di lavoro sono stati dati? In questi giorni, da mercoledì e giovedì, abbiamo assegnato oltre 500 posti. Oggi stiamo ancora procedendo con l'infanzia e la primaria come docenti e per il personale ATA, cioè personale amministrativo di segreteria e i collaboratori scolastici, e penso un altro centinaio di posti. Quindi complessivamente 500, 600, 700 posti sono stati assegnati. Con quali caratteristiche riparte il mondo della scuola biellese? Ma è sicuramente una lezione che iniziano al 10 settembre, cioè i primissimi giorni, ci ha comportato qualche difficoltà organizzativa, ma fortunatamente pensiamo che lunedì le classi siano per gran parte, abbiano gli insegnanti di titolari presenti. Abbiamo ancora qualche criticità, negli ultimi anni sono comparsi, adesso stanno diventando sempre più rilevanti, mancano insegnanti di materie letterarie, italiano in particolare, area linguistica, quindi anche le lingue straniere, e matematica. Quindi in questo momento sono esaurite queste graduatorie e abbiamo ancora posti su queste materie. Lei è preside di un istituto tecnico, le scuole biellesi producono studenti e futuri lavoratori, oppure c'è un cortocircuito tra il mondo della scuola e il mondo dell'impresa? Producono tecnici sicuramente, questo cortocircuito che è emerso sicuramente tra i tempi, tra le richieste e le necessità del mondo dell'industria in modo particolare e la preparazione degli allievi, negli ultimi anni si è cercato con tante iniziative di calmierare. Ci sono mai molti contatti da parte dei nostri insegnanti con gli imprenditori. I progetti di alternanza scuola-lavoro che nel biellese hanno avuto sicuramente un'attuazione negli studi tecnici professionali in modo particolare ampissima, hanno ulteriormente dato possibilità in questo ambito. Siamo già partiti anche con progetti di apprendistato, abbiamo allievi che frequentano gli ultimi due anni della scuola tecnica e professionale e sono già inseriti nel mondo del lavoro, perché le imprese biellesi hanno risposto positivamente. Le scuole biellesi restano delle eccellenze. Ci auguriamo di sì e lavoriamo per questo. Bene. Ringraziamo il presidente Molinari, Paolo Labua, News Biella.